Sono ormai mesi che i lavoratori della Panem presidiano lo stabilimento di Altopascio, una situazione che è diventata quasi drammatica per il personale della storica Burialli, coi posti di lavoro che giorno dopo giorno sono sempre meno tutelati. Stamattina è arrivato in visita il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che invitato a prendere posizione ha risposto presente. Come diceva lavoratori, noi non possiamo dare una certezza, l'unica certezza è che ci siamo e che ci impegniamo a lavorarci sopra con gli strumenti nostri, come ha già fatto l'assessore Simoncini. Se un imprenditore lo troviamo, siamo disposti a dare tutti i supporti possibili, quelli che abbiamo, e anche a inventarne nuovi. Se questo imprenditore non si trova, la questione è molto difficile. Ecco, come dicevo prima, l'interessamento nostro può sfociare in tre prospettive. Finora la mia esperienza è questa: una, risoluzione del problema, poi insomma, con gradi diversi di risoluzione. Qualche volta siamo riusciti a far ripartire aziende che però poi hanno dimostrato lo stesso difficoltà, e qualche volta anche purtroppo non siamo riusciti, insomma, altrimenti sarebbe troppo facile risolvere i problemi della crisi se passa il presidente. Io ci potrei provare, ma è dura. Al lato della visita al presidio Panem, il presidente Rossi ha espresso il proprio pensiero sugli assi viari, l'argomento caldo degli ultimi giorni, e sollecitato sulla questione finanziamenti, il governatore non fa passi indietro. Io credo che un giorno bisognerà decidere se vogliamo continuare a raccontarci una novella che è finita e per la quale io non ci metto più la faccia, che è quella per cui il governo metterebbe soldi per fare la circonvallazione. Io sono stato a Roma, come avevo promesso agli imprenditori, e alla Camera di Commercio ho incontrato il ministro Ciaccia, il quale mi ha detto di essere evangelico e di dire sì, dite sì o dite no. E io gli ho chiesto: qual è la casella giusta da barrare? No. E quindi vuol dire che i soldi per la circonvallazione non ci sono. Se se ne vuol parlare, come ho già detto, siamo disposti a inventarci di tutto perché la circonvallazione è una necessità per Lucca. Quindi io convocherò, se si vorrà, un incontro con tutte le forze sociali, le forze istituzionali, per trovare altre strade, perché quella strada, altre strade per fare la strada, perché quella strada lì è fondamentale per Lucca, è fondamentale per le attività produttive. Il governo ci dice che soldi per Lucca non ce n'è, forse non ce n'era nemmeno prima, perché a postazioni di bilancio non ce n'era. A questo punto io propongo alle forze di Lucca, istituzionali, sociali, economiche, che insieme alla Regione si discuta anche per trovare altre forme per poter realizzare questa importante arteria. Credo che la gente sia stufa di promesse che non vengono mantenute. È meglio dire come stanno le cose, prenderne atto e, se necessario, io lì penso che sia necessario, trovare altre strade.